partita sofferta, vinta col cuore, paradossalmente in sei punti in pochi giorni, non con due buone prestazioni sotto il profilo squisitamente tecnico, ma io ho memoria, le prime partite sono state giocate molto meglio, abbiamo portato a casa pochissimo. Adesso è il momento che stiamo serrando i ranghi, la squadra riconosce determinate situazioni, ha combattuto, lascia poco agli avversari. Certo, sotto il profilo della manovra, delle conclusioni bisogna migliorare perché la qualità di gioco deve migliorare, la personalità deve migliorare, la condizione atletica di parecchi deve migliorare. Paradossalmente in un momento dove non si può lavorare perché ogni due o tre giorni c'è una partita. E quindi questa sera portiamo a casa 3 punti e uno spirito di squadra molto solido. Per questo tipo di campionato sono l'ABC, sono le componenti fondamentali: essere serrati, essere determinati, avere atteggiamenti corretti, comportamenti molto solidi. Si parte da non dare opportunità all'avversario, però penso che se dovremmo migliorare qualche gamba. Noi dovremo cercare di avere migliori ripartenze, migliori gambe per attaccare gli spazi. Paradossalmente non abbiamo avuto grandi catene, non abbiamo avuto grandi opportunità. Anche qui un paradosso, mi sembra abbiamo fatto meglio gli ultimi 10 minuti che non una fase centrale del secondo tempo dove la partita era impantanata. Abbiamo alzato un po' il livello della pressione e siamo riusciti a guadagnare la palla più vicina alla porta avversaria. Queste sono componenti che bisogna migliorare, ripeto, in un momento dove tempo non ce n'è, perché dovremo ripreparare fra 2 o 3 giorni un'altra partita importante. Benzertana è prima di tutto una squadra che ha dei valori, quindi il fatto che noi in 80 minuti non siamo riusciti a segnare dà il senso, sì, che noi probabilmente qualcosa di meglio possiamo fare o qualche difficoltà ce l'abbiamo, però è anche vero che abbiamo trovato di fronte a una squadra che poi quando ha dovuto difendersi l'ha fatto bene, con qualità e anche con pericolosità, perché è vero anche che non hanno poi avuto grandissime occasioni per raddoppiare, però siamo stati bravi anche noi a non dargliene, quindi per quello che mi riguarda credo che questa partita vada messa, purtroppo l'ennesima sconfitta, ma vada messa alla pari o quasi di quella di Barletta, dove la partita si è fatta quasi al meglio, no, perché quando la fai al meglio magari la vinci, però la partita è stata fatta con attenzione, con la voglia, quindi la squadra era viva e oggi c'è poco da recriminare, al di là che è un periodo dove l'episodio fortunato capita non a noi ma agli altri, non fortunato perché sono stati bravissimi. Voglio dire che sono partite equilibrate dove magari l'episodio fortunato, se capita a te, magari la vinci e invece l'abbiamo persa. Sotto l'aspetto del gioco siamo migliorati sicuramente. Diciamo che rispetto alle altre giornate non siamo stati sfortunati, ci è stato dato il giusto valore. È stata una bella partita, anche se il Cosenza non è che ci abbia inserito molto. Segno che noi siamo stati bravi nel contenimento. E infatti abbiamo finito la partita in attacco, quindi segno che piano piano questa squadra sta acquistando quella giusta mentalità e quel, per il ruolo che deve svolgere in questo campionato, che ripeto è un ruolo di tranquillità, è un ruolo di conoscenza della categoria. Noi nel momento in cui siamo passati in vantaggio sicuramente non è che ci siamo adagiati, abbiamo sempre attaccato, anche infatti abbiamo finito la partita attaccando, per cui non è solo un fatto di fortuna, ma sicuramente è un fatto che oggi rispetto alle altre partite dove abbiamo giocato molto meglio siamo stati sicuramente molto più concreti. È stato un momento dopo la partita con la Juve Stabia in cui ci siamo un po' smarriti, però siamo stati bravi a unirci, a capire che è un campionato difficile. Ci siamo trovati dopo 3 partite in una situazione nella quale forse non sapevamo neanche dove stavamo. Ci siamo fermati un po', abbiamo iniziato a riflettere un poco, ci siamo rimboccati le maniche, un po' alla volta stiamo cercando di recuperare il tempo perduto, sperando con un po' di fortuna naturalmente,
che questo è un campionato particolare, visti i risultati che vengono, dove la fortuna svolge un ruolo importante. Noi non è che nelle prime tre partite ne abbiamo avuto tanta. Io sono contento del risultato, sono contento che la squadra sicuramente ha avuto un miglioramento, ma non nel gioco, nell'identità, nella personalità e nell'impostazione. Sicuramente come carisma e come carattere sono molto contento. Sicuramente è stato un gol bello perché è venuto al volo da fuori, credo. Sono contento più per il gol, per la vittoria in casa che è stata importante, che mancava. E abbiamo dimostrato comunque di poter lottare fino alla fine e reggere comunque tutte le squadre che vengono ad affrontarci. Secondo me una crisi non c'è mai stata perché abbiamo 8 punti, quindi è un inizio campionato importante per una squadra che secondo me è un organico e non da prima in classifica, ma comunque deve lottare tutte le domeniche.